Il mio è stato intanto accompagnato da leggende in parte di cui siamo colpevoli noi, riduttive, cioè il neorealismo in Italia si diceva è nato perché gli stabilimenti di Cinecittà erano occupati dai sfollati del dopoguerra, allora fummo costretti a girare per le strade, insomma, ecco. Questa è una leggenda che è andata avanti, cioè noi siamo andati in esterni, abbiamo fatto poi questa serie di film con attori presi dalla strada, perché alcuni erano stati compromessi col fascismo, altri erano invecchiati come attori, come star, insomma, quindi l'idea del neorealismo. La vulgata è questa, il neorealismo lo si è fatto perché, quasi per forza, insomma, perché non c'era altro modo che fare un po' di cinema, insomma. Poi c'era invece un'ala critica che ha preso sul serio il neorealismo, ma lì ha esagerato nel voler poi arrivare a capire chi è stato e qual era. Qual era l'autore, qual era il film, o i film, poi il film, e poi l'autore, e poi il pezzo di film, insomma, si è arrivata questa critica diligente, ma pure lì un po' accecata dal fatto che non capiva in realtà la natura profonda del neorealismo, e finiva per ridurre il neorealismo a forza di scegliere, di dire beh, neorealista, no, beh, no, Roma città aperta però è un miscuglio, sì, ha dato il via al neorealismo, ma il neorealismo vero, insomma, si è arrivato che si salvava l'ultima sequenza di Paisà e l'ultima sequenza di Germania Allo Zero.